Ok. Ciao a tutti, daremo Daniela. Ciao. Il lago di Trevignano. Com'è volare, Daniela? È bellissimo. Adesso meglio, sì, decisamente. Sì. Diciamo la partenza bello. Un po' è d'ansia, stata, però è stata bello. Ansiolitica. Sì, un po' sì. Vale, andiamo a sondare un pochino il paesaggio. Vuoi? Bellissimo. Sì, sì. Brava. Quella. Tutto così poco, eh. Non l'avevo mai visto Trevignano da qui, eh. Vediamo quanto caliamo sul coperto. La partenza è stata davvero da ansia, però no, bellissimo. C'era un po' di vento, capito? Poi mi sono messo in quel punto dove il vento lo prendi proprio in dinamica tipo trampolino, capito? Perciò è normale che sia così. Ora qui prendiamo un pochino di movimenti, ma sono tranquilli, nel senso che non è che c'è, comunque avanziamo, vedi? Sì, sì. Stiamo avanzando, non dobbiamo scendere perché il vento, siamo proprio in questa direttrice del vento. Vediamo quanto scendiamo qui per poi tornare fuori. Stiamo facendo vento, posto. Purtroppo stiamo scendendo. Là devo fare. Faccio tutto il check del sito di volo, capito? Ok, sì. Direi che di là andiamo proprio a manetta, a velocità turbo. No, anche no! L'imbragatura questa tiene una macchina, capito? Vedi, le serre scaldano un po'. Bella la vela su. Ah, sì, la puoi inquadrare? Io non so, cioè, ok. Si sta stabilizzando un po' il vento e sentiamo anche poco le termiche perché non ci sono proprio perché c'è solo vento adesso, sì. Senti.
circoscritto a questa parte di volo, sì, puoi fare soltanto così, questa così, zona, perché il vento arriva qui, ci viene dritto e viene ad aumentare la pressione in questo, questa sorta di venturi. Quindi siamo fermi, però siamo in dinamica perché il bustone ci fa da trampolino dell'aria, il vento arriva dal, dal lago e qui sale perché aumenta la pressione. Questi movimenti un po', come dire, pendolanti, sì, soffi di stomaco, no? Ciao ragazzi, ciao Daniela, ciao.